Uè ragazzi e bentornati nel rapporto di Stato Casabase del 17 marzo. Salve comandanti, diamo un'occhiata a cosa succede a Casabase nel rapporto di Stato di questa settimana. Knox sale in cattedra, un improbabile eroe arriva a Casabase, avrà le carte in regola per unirsi alla battaglia? Completa la missione Knox sale in cattedra per sbloccare Knox Oro, il nuovo costruttore. Tanto di cappello per Knox Oro e soprattutto quanto se la sta sentendo in questa immagine. Il suo vantaggio standard, scatto taurino, rilascia una mina ogni una unità percorsa. Ciascuna mina infligge 110 danni fisici base in un raggio di 0,5 unità se attivata. Il suo vantaggio comandante invece rilascia una mina ogni 0,5 unità percorse, ciascuna mina infligge 275 danni base in un raggio sempre di 0,5 unità se attivata. Attenzione, abbiamo la sessione folla, aumenta di livello e fa evolvere i tuoi oggetti preferiti durante il mini evento sessione folla. Per tutta la durata dell'evento, le allerte missioni mini boss forniranno PE, materiali per evoluzione, rivantaggio o stravantaggio in più. Le allerte missione mini boss continueranno a rilasciare biglietti, aggiunti 4 incarichi, ognuno con 10 fasi che garantiscono ricompense uniche e sempre migliori, quando completate. Più eroe, più progetti, più superstiti, materiali per evoluzione, stravantaggi e oro. Questo evento sarà disponibile fino al 3 aprile. Poi il pulitore nessuno si muova cumula il tuo danno e spazza via gli abietti con il nuovo fucile di precisione il pulitore, disponibile nel negozio settimanale a partire dal 19 marzo all'1 ora italiana fino al 26 marzo sempre all'1 ora italiana. Wildcat quadrifoglio, il suo vantaggio standard, ogni 45 eliminazioni ottieni una carica per le granate, mentre il suo vantaggio comandante, ogni 20 eliminazioni ottieni una carica per le granate frammentazione, e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 21 marzo. Ciascun tipo di simulazione di Wargames offre un incarico non ripetibile con biglietti evento e uno standard unico come ricompensa per sfoggiare gli obiettivi raggiunti. Le sfide di questa settimana e della prossima sono elencati più sotto. Wargames fusione, in questa simulazione il tuo scudo antitempesta ha raggiunto il punto critico e sta emettendo un campo di radiazioni sempre più intenso. Da quel che ne sappiamo, le radiazioni hanno effetti spiacevoli e causano problemi di visibilità a contatto diretto. Le correzioni dei bug. Il danno nel tempo della nube velenosa non permarrà più sui giocatori. Gli abietti non ignoreranno più gli obiettivi durante le missioni Cavalca il fulmine. Le missioni di recupero dati possono essere avviate normalmente dopo la generazione del pallone. Gli standardi non spariscono più dopo un paio di secondi dopo essere stati posizionati. Gli eroi non spariranno più nella lobby dopo essersi uniti a un gruppo. L'effetto di base sulle abilità come scossa terra ora funziona correttamente. Aggiornamento contenuto 12.20. Colpo distinto, sferra più devastante dei colpi distinto sugli abietti con questo nuovo lanciagranate. Sarà disponibile nel negozio settimanale a partire dal 26 marzo alle 2 del mattino, ora italiana. Guerriera felina delle Highlands. Il suo vantaggio standard riduce il costo energetico della granata frammentazione del 33%, mentre il suo vantaggio comandante riduce il costo energetico della granata frammentazione dell'83%. Sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 28 marzo all'1 ora italiana fino al 4 aprile. Distruttore, due distruttori, distruttori invulnerabili, distruttori modificati. Nel tuo forte si aggirano due distruttori dorati indistruttibili con modificatori a rotazione. Se non ti sembra abbastanza spaventoso, il loro comportamento passa alternativamente fra attaccare gli eroi e il forte. Non fate aspettare Knox, comandanti! Qual è il punto saliente di questo rapporto di Stato Casabase? Come avrete ben letto, e starete vedendo in questo momento, le ricompense che danno le allerte mini boss sono state leggermente boostate, quindi al momento potete affrontare queste missioni per ottenere maggiori ricompense. Certo, non mi va di consigliarvele rispetto a una missione 4 giocatori, però è sempre qualcosa in più che possiamo ottenere dalle missioni normali, sia per quanto riguarda i biglietti, che è sempre meglio mettersi da parte, o meglio, cominciare adesso e iniziare a metterseli da parte, oppure continuare a aprire lama per trovare le ultime armi che ci mancano, ma in generale in questo momento dobbiamo cominciare a pensare se salvarli oppure continuare a spenderli. Mi raccomando, rifletteteci bene, è una decisione molto personale. Io raga vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate, e che dire, sicuramente ci vedremo nei prossimi giorni. Bella bella!